schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per aggirare il blocco dei 18.500 dollari che la Rockstar ha imposto per chi ha fatto tanti glitch, e c'è un blocco in pratica che ci fa vendere le auto a 18.500 dollari. Allora, questa è la tabella che vi ho postato ieri, che vi avevo fatto vedere ieri, che comunque in pratica le auto abbassano di prezzo fino ad arrivare a 18.500 dollari, e ieri consigliai un metodo ad un utente per poter, diciamo, tentare di eliminare questo blocco. Allora ragazzi, adesso vi metterò anche lo screen, diciamo, della nostra conversazione su YouTube, e poi vi spiegherò che cosa dovete fare, anche se nel video sta andando quello che dovreste fare. E questa è la conversazione che abbiamo avuto su YouTube e quello che gli ho risposto io, ragazzi, e successivamente avremo anche la sua risposta riguardo a questa cosa e riguardo all'esito di questa cosa, ragazzi, perché Vincenzo aveva il problema della vendita bloccata a 18.500 dollari. In pratica ogni clone che vendeva gli veniva pagato 18.500 dollari, e qui invece abbiamo l'altra, diciamo, la risposta che mi ha dato oggi a merito di questo glitch di cui gli avevo parlato. Allora ragazzi, per fare questo glitch l'unica cosa che dovete fare, questo glitch è valido solamente per le persone che hanno il blocco a 18.500 dollari, ve lo dico adesso, non mi cominciate a fare domande, ma lo posso fare, ma lo posso fare di qua, ma lo posso fare di là. No, lo possono fare solamente le persone che hanno il blocco a 18.500 dollari, ragazzi. Allora, la prima cosa che dovete fare è andare in sessione e cercare un attacco banda, ragazzi. Dovete cercare un attacco banda in qualunque parte della mappa. Io qui sono venuto in culo al mondo e ho trovato questo attacco banda, e lo dovete completare, ragazzi. Dovete completare tutto l'attacco banda, non importa se vi fate uccidere, se non vi fate uccidere. Però comunque sia, completatelo. Io qui stavo proprio un pipponito perché c'ho sto personaggio che non c'ha un cazzo né di mira né di tutto il resto, sta a rango 120 ma è proprio una sega. Comunque sia, completate l'attacco banda, ragazzi, e una volta che avete completato l'attacco banda dovete prendere un elicottero, quello che cazzo volete voi, e andarvene allo Santos Custom. Quindi andrete a chiamare il vostro veicolo personale, quei veicoli che vi dà 18.500 dollari. Però ricordate, dovete fare sempre questo passaggio. Allora, io qui adesso chiamo un elicottero e me ne vado allo Santos Custom e chiamo il veicolo da vendere. Allora, questo passaggio, ragazzi, lo dovete fare sempre, ogni volta che entrate in sessione. Nel senso che se voi dovete vendere un veicolo e quel veicolo vale 18.500 dollari, dovete fare questo passaggio prima di vendere quel veicolo, e ritornerà a valore normale, salvo sconti, ragazzi, perché se ci sono gli sconti non tornerà a valore normale, ma verrà pagato al valore degli sconti, insomma. Quindi se cambierete sessione non funzionerà più, se tornerete a vendere un veicolo tornerà a valere 18.500 dollari, quindi dovete farlo ogni volta prima di ogni vendita. Allora,
dopo che avete fatto il tutto, l'attacco banda e tutto quanto, chiamate la vostra auto come ho fatto io e l'andate a vendere, e l'auto che andrete a vendere andrà a valere il suo prezzo reale, ragazzi, il suo prezzo pieno delle modifiche, insomma, non, certo non è che varrà chissà quanto, però tornerà a valere il suo prezzo pieno delle modifiche, non varrà più 18.500 dollari, ma tornerà a valere non so, 725.000 o 900.000, a seconda del tipo di auto che voi avete, ragazzi. E che altro dire, usate questa cosa, sfruttate questa cosa, voi che avete questo problema di questo blocco a 19.500, perché penso che sia una cosa abbastanza utile. Ho cercato proprio per questo glitch per alcune persone e ho trovato questa cosa. Quindi che altro dirvi, ragazzi, approfittate di questa cosa voi che avete questo problema. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.